standard qualitativi dell'ospedale d'Arezzo sono già assolutamente buoni e su tutto il territorio nazionale sta sicuramente nella top 10 degli ospedali. Con questo strumento riusciamo a garantire una radioterapia ancora di precisione, quindi più efficace e con minore esposizione per il paziente per dosi di radiazioni che sono inutili per trattare la patologia di base. La radioterapia dell'ospedale San Donato di Arezzo sempre più all'avanguardia anche grazie all'ultima donazione del Calcit, un sistema avanzato per la verifica di trattamenti stereotassici. Va a completare una serie di upgrade che sono stati fatti alla radioterapia di Arezzo, a partire con la nuova testata dell'acceleratore che permette di fare trattamenti stereotassici, cioè trattamenti in poche sedute con dosi molto elevate per curare ad esempio le metastasi cerebrali o i tumori primitivi epatici che fino ad adesso ad Arezzo non erano stati mai trattati. Questo sistema appunto permette di verificare che quello che è stato pianificato per questo tipo di trattamenti sia in realtà applicato poi alla seduta al paziente. Quindi il paziente non farà più 20-30 sedute di terapia, ma potrà fare una seduta solo, 5, massimo 5 sedute di terapia, in un tempo molto limitato. In radioterapia c'è stato un investimento importante da parte della ASL, mancava un qualcosa, questo strumento appunto che stiamo donando questa mattina, e siamo contenti di dare al paziente, al servizio di radioterapia, un'arma in più appunto che va a migliorare l'appropriatezza e la precisione delle cure radioterapiche.